cani antichi e come condotto soprattutto europeo abbiamo deciso di festeggiarlo con la nascita della comunità del cibo di Terra Madre sulla Farinella di Putignano. Le comunità del cibo sono delle comunità che coinvolgono agricoltori, mugnai, chef appassionati e storici, proprio come la comunità della Farinella di Putignano. Sono nati nel 2004 e hanno l'obiettivo proprio di recuperare e valorizzare prodotti in via di estinzione su piccola scala, già le microeconomie locali. E oggi abbiamo proprio partecipato alla presentazione, alla costituzione della comunità del cibo di Terra Madre sulla Farinella di Putignano. Qui abbiamo Domenico Bianco che sarà il presidente della comunità che avrà l'onere e l'onore di portare avanti all'interno della comunità i principi di Slow Food. Quindi Domenico, cosa abbiamo definito oggi? L'ho definito forse una delle tappe più importanti della storia della Farinella, un'opportunità che abbiamo in quanto Putignano, ma in quanto territorio che coinvolge più comuni, di dare visibilità alla Farinella e ad altri prodotti che magari tipici, che hanno bisogno appunto di assumere un valore più grande e soprattutto hanno esigenze di essere valorizzati e recuperati. La Farinella è uno di questi. Che ha una valenza sicuramente non solo enogastronomica, ma anche culturale, in quanto costituisce in sé un patrimonio davvero molto ricco, per il quale sicuramente abbiamo l'onore e l'onere di poter contribuire, insomma, a rendere visibile. Come diceva Domenico, anche la nostra comunità mette insieme cuochi, contadini, studiosi, storici. Proprio con l'obiettivo di mettere insieme quelle forze positive del territorio che ogni giorno, anche molto prima di oggi, mettono in campo entusiasmo, mettono in campo anche quella convinzione di poter cambiare in meglio il nostro territorio a partire dal cibo. Quindi ci auguriamo di fare bene, di lavorare in sincronia con tutte le varie categorie.